Oggi ospitiamo un duo composto da due musicisti italiani che suonano la chitarra e tutta una serie di cose che non mi starò a dilungare su che cosa, perché sarà interessante scoprirlo. E direi di invitare direttamente i musicisti sul palco. E sono Francesca Naibo e Simone Massaron. Ah, ovviamente il gruppo si chiama Crais. Crais con la K. Ho pensato di ospitarli a uno dei nostri concerti perché sto cercando di, come dire, impegnarmi per trovare progetti musicali che abbiano... cerchino di indagare vari ambiti musicali. A volte anche, come dire, mondi radicali. Prego, venite ragazzi. Venite pure. Potete suonare anche senza la mascherina se volete. Federico De Zottis in regia, eccolo qui. Okay. Vi lascio a voi, ne parliamo un po' dopo se volete.
Thank you.
Grazie ragazzi. Francesca Naibo, Simone Massaron. Posso chiedere così, giusto brevemente, qualcosa sulla vostra musica? Come avete deciso di intraprendere questo percorso? Come mai lo fate insieme voi due? Che se non sbaglio siete una coppia, giusto? Vuoi dirci qualcosa tu, Fra? Sì, devo prendere il microfono? Vai, sì. Sì, sì. Scusate. Evviva. Allora, non hai fatto delle domande molto semplici. No, no. Quindi rispondere non sarà molto semplice, soprattutto riguardo alla musica che facciamo, perché ovviamente è una musica che va soprattutto contro l'idea di un genere preciso, un genere che possiamo definire attraverso un nome specifico e con il quale possiamo, al quale possiamo porre vicino come confronto, come esempio similare altre musiche. Questa è una cosa che ad esempio io personalmente sento molto, la necessità di non sentirmi per forza aderente ad alcuni stili molto codificati, anche se nonostante questo mio desiderio comunque prendo tanto da vari stili che mi piace ascoltare, però quando si tratta di fare la mia musica mi piace proprio cercare di mescolare tutte queste cose per farne venire fuori un'altra cosa, insomma è come se a me piace molto fare i paragoni con il disegno. Se io ho davanti a me un foglio bianco, è chiaro che se ho fatto tante riproduzioni di Van Gogh mi verrà da dipingere nello stile di Van Gogh. Però se voglio veramente fare qualcosa di mio, probabilmente inizierò a mettere insieme tanti elementi che ho visto, osservato, studiato, interiorizzato, per farne venire fuori qualcosa di nuovo. E come sul foglio bianco, noi lo facciamo al momento, perché quello che noi stiamo facendo è improvvisare, quindi è creare in questo preciso istante un qualcosa di unico. Ed è molto divertente, davvero. È molto difficile, perché la totale libertà, paradossalmente, ti dà così tante possibilità che all'inizio può essere anche un po' spaventoso, cioè che quasi ti mette proprio con le spalle al muro. E noi veniamo da due background musicali molto diversi, perché io vengo dalla classica, Simone dal mondo del jazz, del rock, ed è bella questa cosa perché attraverso un'improvvisazione cosiddetta libera possiamo mettere insieme le nostre esperienze e i nostri ascolti, le nostre passioni e farne venire fuori di qualcosa di davvero unico nel suo genere, insomma. Vuoi aggiungere qualcosa, Simone? Grazie. Ho detto tanto. sì, devo dire che è molto, per me personalmente è molto bella come esperienza, sia come performer sia come ascoltatrice. Cioè mi piace andare a sentire qualcuno che fa queste cose, perché è una sfida e quindi ogni volta può venire fuori qualcosa di diverso e è molto entusiasmante. E poi tu hai un progetto dove sei da sola, vero? Anche, sì, sì. Immagino che comunque si aprano esperienze sensoriali ogni volta diverse quando si affronta una persona diversa con cui fare. L'altra volta hai suonato qua alla corte con una violinista. Violista, giusto? Sì, sì. Eleonora Umidon, sì. Sì, è bello. Perché le persone con cui suoni sono sempre degli stimoli, delle fonti di idee, di immaginazione, di creatività, e sono sempre persone da cui molte volte impari, perché comunque ti viene proposta una cosa alla quale magari non avevi mai pensato, non ti era mai venuta l'idea e allora magari oltre alla possibilità di creare qualcosa è proprio uno stimolo per crescere anche a livello musicale, quindi è una cosa molto bella quando si ha l'occasione di farlo, anche non in contesti di concerti ma solo come prove. È molto, molto stimolante. Grazie.
Thank you.
Volevo farvi una domanda su una cosa, anzi in realtà un'impressione sì. che ho avuto sì. da fuori, spero di non dire una banalità, che l'impressione che mi piace cercare di descrivere è che questa musica, questa performance è, ha più dimensioni, è come se al posto che avere un'immagine in 2D hai un'immagine che è in 3D ma non solo, e quindi ci sono... sono varie cose, però a parte questo volevo chiedervi se voi avete mai avuto esperienza, se vi è mai venuto in mente di farlo, di lavorare anche su immagini, su altre forme in concomitanza con voi, se l'avete mai fatto e cosa avete fatto. Beh, in realtà singolarmente sì. E in duo abbiamo, sì, ci è capitato, e devo dire che ci sono state due esperienze significative per noi. Una è stata una cosa che amiamo anche raccontare perché è un bellissimo aneddoto secondo noi. Abbiamo lavorato su dei cortometraggi surrealisti, tra l'altro neanche tanto conosciuti, poi alla fine era una selezione abbastanza di rara, ma la cosa bella è che abbiamo suonato queste cose più o meno che avete sentito con, sulla proiezione di questi corti, però in una cantina che produce prosecco. E la cosa divertentissima è stata che hanno organizzato una degustazione di vino mentre noi suonavamo queste cose. Risultato che al quinto corto erano tutti allegri. Però i vini erano stati scelti. È vero, i vini erano stati scelti in base ai corti. Cioè un lavoro comunque fatto. Però appunto, per quanto faccia ridere, per noi è stata un'esperienza molto forte, perché è come se all'improvviso questo tipo di musica fosse entrata in un pub, in un certo senso.
E ci siamo accorti che probabilmente anche per il modo di comunicare o l'organizzazione, eccetera, comunque il pubblico era assolutamente partecipe a tutto questo. E l'altra occasione in cui abbiamo lavorato su un video è stato durante il lockdown, che avevamo questa commissione di un lavoro da fare dedicato a Frank Zappa, e abbiamo pensato a che cosa avremmo potuto fare. Nessuno dei due ama l'idea di suonare davanti a una telecamera nel salotto di casa, e poi, e quindi abbiamo pensato a come questa cosa fosse poi entrata nel nostro quotidiano, e abbiamo creato un video dove semplicemente facciamo quello che facciamo tutti i giorni, cioè come tutte le coppie mangiamo, e poi mentre mangiamo chiacchieriamo di solito, però abbiamo mangiato sulle nostre chitarre, cioè con gli spaghetti sulla chitarra. I famosi spaghetti alla chitarra, giustamente. Esatto, spaghetti alla chitarra. Più che altro anche per dimostrare, cioè per mettere in scena. Sì, per mettere in scena quella che poi è la nostra realtà. Alla fine noi praticamente da questa cosa poi in realtà non stacchiamo praticamente mai, e particolarmente durante il lockdown la nostra casa è diventata il luogo di lavoro, perché siamo tutti e due insegnanti, insegnavamo online e suonavamo in casa, e quindi ci è sembrato che questa cosa fosse la cosa giusta da fare. Dal punto di vista musicale è stato estremamente affascinante, perché ci siamo autocampionati e suonati a vicenda. Ognuno dei due ha registrato qualcosa e l'altro ha rielaborato i campioni senza ascoltarci. Poi abbiamo messo insieme questa cosa, ovviamente abbiamo fatto qualche ritocco. Sì, insomma, spero di aver risposto alla tua domanda, tendo a divagare. Sì, assolutamente. Però anche tu da solo, un furore. Ah beh, sì, beh, io da solo poi ho un progetto dedicato al romanzo Furore di John Steinbeck, e tra l'altro il CD mio è in vendita, anche il suo, se volete poi. E questo progetto poi, cioè, dal vivo vengono, oltre a suonare queste composizioni che ho fatto dedicate al romanzo, proietto delle immagini di Dorothea Lange del periodo del Dust Bowl, ma le proietto come faceva il nonno quando guardavamo le diapositive, no? Guarda le vacanze del nonno, ecco, allo stesso modo però col computer, perché comunque ci siamo evoluti nel frattempo. Grazie mille, cavolo. Ok, no, io ve lo chiedevo perché si pensava ultimamente, negli ultimi mesi la Corte ha fatto una serie di in più occasioni ha fatto degli eventi in cui ci fosse questa cosa messa insieme. Il 29, martedì prossimo, stavamo pensando di provare a musicare un altro film, e magari poi ne parliamo insieme per coinvolgere anche voi. Si pensava di coinvolgere un po' di musicisti che avessero voglia di... È un film psichedelico folle di un regista americano che si chiama Stan Brakhage, che si è dedicato a fare brevi sessioni di immagini senza suono e le ha montate negli anni 60. Ci ha messo 3 anni per fare questo lavoro. È venuto fuori un film pazzesco, che lui ha deciso volutamente di togliere l'audio, per cui potrebbe essere interessante. Niente, era questo. Vi ringrazio molto, e a voi, prego.
se qualcun altro oltre a John vuole farci delle domande, volentieri comunque. Cioè, se... Rompo il ghiaccio io. Bah. Ciao. Segue il dibattito. Sì, sì, è bellissimo. Ma voi che cazzo avete? No, scherzo. Beh, scusa, ti interrompo subito dicendo che quando abbiamo fatto i video qui alla Corte dei Miracoli lo scorso novembre e li abbiamo mandati in diretta, c'è stato qualcuno che mi ha scritto il commento più epico di sempre, che mi ha scritto quando stava andando in onda il mio intervento, il mio pezzo, che era un'improvvisazione ovviamente, ha scritto qualcosa tipo: ma questa cosa sta facendo? Una cosa del genere. E io gli ho risposto: grazie, bellissimo. Vabbè, prevedibile, ma questo è anche il motivo per cui un pochino abbiamo insistito sul fare le domande, perché come ci raccontavamo prima, tante volte c'è interesse, ma mancano i codici di cifrazione, quindi raccontarli certe volte non è male. Ma nello specifico vi volevo domandare, prima parlavate del background, tu parlavi che vieni dal mondo classico e lui mondo rock e jazz, ma questa cosa, visto che per di più suonate lo stesso strumento, cioè notate delle differenze, notate degli approcci differenti, delle... insomma, prego. Sì, assolutamente. In realtà io penso che l'approccio differente ci sarebbe anche tra due, ad esempio, chitarristi di background classico, nel momento in cui questi musicisti hanno un pensiero personale musicale forte, allora in quel caso il background a un certo punto sparisce e si sta solo nel mondo della musica, del cosa facciamo, quali idee abbiamo, cosa vogliamo fare. Però ovviamente tra due chitarristi di formazione diversa sicuramente tutto il mondo del suono, del modo in cui pizzichi le corde, il modo in cui tratti la corda, il modo in cui usi i pedali che scegli, lo strumento stesso che scegli plasma, diciamo, il tuo suono, quindi l'approccio già in termini puramente sonori è molto diverso e questa è una ricchezza, perché se facessimo tutti le stesse cose, avessimo tutti lo stesso strumento, facessimo tutti la stessa cosa, sarebbe una noia mortale. E quindi oltre alla questione più puramente strumentale c'è tutta quella invece proprio musicale. Cioè è chiaro che se io cresco ascoltando blues partirò con delle idee diverse rispetto a uno che passa tutta la sua infanzia ad ascoltare musica classica oppure metal, che ne so. E vanno bene tutti, non ce n'è uno più giusto, uno più sbagliato. Però chiaramente io cresco formandomi un universo sonoro, musicale, immaginifico, molto personale. Io invece volevo chiedervi se secondo voi, credo esista, cioè la domanda su quello è ovvia, però quanto possa valere un'accademizzazione di questa cosa, cioè se esistono dei luoghi in cui si studia questa... questo mi sa di un tema che di cui... Ok, allora... Tu hai studiato in Svizzera, se non sbaglio. Io ho studiato improvvisazione. Okay. Ah, sembra un controsenso, però è così. Parto dicendo che comunque in Italia, nella nostra società proprio puramente italiana, facciamo ancora fatica ad accettare questo genere di cose nel campo musicale. In altri campi artistici è già stato un pochino più sdoganato, nel campo musicale ancora si fa un po' fatica, perché di base non si fa tanto, ci sono poche occasioni tipo questa qui alla Corte oggi di poter ascoltare musicisti che lo fanno o di potersi esibire nel caso tu sia un musicista, quindi c'è proprio bisogno di considerarla come una cosa che si fa, che si può andare ad ascoltare, che può essere bella, divertente, non solo una cosa oddio strana. In campo accademico o comunque didattico il discorso è un po' lo stesso. Comunque chi come me ha studiato in conservatorio, cioè corsi più creativi, più legati all'improvvisazione, tutto quello che non è più suono, uno spartito che mi ha messo davanti agli occhi, non viene fatto, almeno questo un po' di anni fa. Adesso pian piano si stanno un po' aprendo delle cose, non è che non stia succedendo niente, però è un mondo che ancora sta facendo un po' fatica ad emergere. Però non è che studiandolo, comunque approcciandolo all'interno di una scuola, questo perda di freschezza o di anzi, è esattamente il contrario.
perché ti si crea una possibilità in cui puoi sperimentare, puoi farlo, puoi in un ambiente, puoi confrontarti con gli altri, cioè probabilmente c'è una guida, un insegnante, cioè. Serve un micro? Si sente? Si sente, ok, scusa, quindi posso parlare qua io. Che bello, bello. Okay. Sì, e poi anche le occasioni tipo banalmente delle jam session più legate all'improvvisazione libera sono quel tipo di attività che farebbero tanto bene e che tra l'altro verranno qua alla corte il prossimo... Settimana prossima. Giovedì, quindi se volete venite, che sarà molto bello, aperto a tutti. E questo incontro si chiama Conserere, che è il nome di questo laboratorio libero, aperto a tutti, proprio dedicato all'improvvisazione libera, e verrà ospitato dalla corte prossima settimana, quindi un'occasione per sentire anche altre persone, non solo più chitarristi. Ci saranno altri strumenti di sicuro, quindi partecipate, numerosi. Grazie ragazzi, grazie mille. Altre domande? No, basta. Sono gratis. Vabbè, le possiamo fare anche dopo, senza i microfoni. Beh, per noi è importantissimo però ringraziare la Corte per averci ospitato stasera. Grazie e a voi. Dopo questo periodo comunque tornare a suonare è qualcosa di incredibile, quindi grazie, e vorremmo noi fare un applauso a... Grazie a tutti. Crais, Francesca Naivo, Simone Massaron. Grazie.